amici e bentornati sul mio canale. Nuovo video di news su Call of Duty Black Ops 3. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel mi piace ed un commento al video e se siete nuovi correte subito ad iscrivervi. Ogni volta che esce un DLC, o meglio ogni volta che viene annunciato un nuovo DLC, mi chiedete sempre nei commenti: amante, ma quando potremo giocarci? Cioè a che ora potremo finalmente mettere mano al nuovo DLC, in questo caso il DLC Salvation? Adesso vi spiego tutto quanto nei dettagli. Vi ricordo che ieri sera ho fatto due video speciali, uno dedicato alla nuova mappa Zombies Revelation e uno dedicato alle 4 nuove mappe multiplayer con tutti i dettagli e le prime immagini, mentre questa mattina potete trovare tutte le informazioni e un video analisi sulla mappa Zombies, appunto, Revelation. Veniamo invece al video di oggi. Parleremo a che ora uscirà il DLC Salvation. Se ritorniamo al trailer d'annuncio di ieri sera, il nuovo contenuto aggiuntivo di Black Ops 3 arriverà in esclusiva temporale il prossimo 6 di settembre. Ma a che ora? Secondo un'immagine riportata da un utente di Reddit.com, potremo iniziare a giocarci ovviamente dal 6 di settembre alle ore 10 AM PT. Che cosa significa? Sarebbero le 10 di mattina Pacific Time, quindi ora americana. Se andiamo a fare la conversione di quest'ora in ora italiana, si tramuta in ore 19 in Italia. Avete capito bene? Il DLC Salvation, secondo questa prima immagine che è stata trapelata dal PlayStation Store, sarà possibile giocarlo in Italia alle ore 19. Una cosa veramente molto strana che muta rispetto agli ultimi due DLC. Se ben vi ricordate, il DLC 2 era disponibile alle ore 9 del Day 1, mentre il DLC 3 alle ore 6 del Day 1, mentre quest'ultimo DLC farebbe tornare in auge le vecchie uscite dei DLC. Se ben vi ricordate, ad esempio Call of Duty Advanced Warfare, i DLC erano disponibili sempre alle ore 19. Quindi, secondo questa immagine rilasciata da un utente di Reddit.com, potremo iniziare a giocare al DLC Salvation dalle ore 19 del 6 settembre 2016 su PS4. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.